Buonasera a tutti, stasera facciamo una cosa semplicissima, una frittata con le patate. Abbiamo delle uova, io ne ho usate 6, dove ho messo un po' di prezzemolo e un po' di sale. Ho sbucciato e ho lavato le patate, un pizzico di sale che io ho già messo. Possiamo procedere a tagliare le nostre patate a cubettini. Prendiamo la patata, la tagliamo a metà o a tre parti, dipende dalla grandezza, facciamo dei quadrettini di questa dimensione e andiamo avanti a tagliare le nostre patate. Una volta che abbiamo finito di tagliare le nostre patate, mettiamo una padella sul fuoco con dell'olio a riscaldare e le friggiamo. Mi raccomando sempre di fare moltissima attenzione con i coltelli. Una volta che abbiamo tagliato le nostre patate in questo modo, a quadrettini non molto grandi, possiamo passare in padella a friggerle. Ho messo dell'olio d'oliva in padella, l'ho fatto riscaldare, inizio a friggere le mie patate. Con l'aiuto di una forchetta le sistemo e lascio friggere queste patate per circa 5-6 minuti, proprio come si fa con le patatine fritte. È quello che sono alla fine attualmente. E andiamo avanti con la nostra cottura. Lasciamo friggere ancora un po'. Stanno cominciando a prendere un po' di colore. Ogni tanto le giriamo per farle cuocere bene da tutti i lati. È un'operazione molto veloce e questa frittata piace molto soprattutto ai bambini, ma anche a noi adulti. Aggiungo un pizzico di sale perché dopo andrò a inserire l'uovo per salare un po' queste patatine e lascio cuocere ancora qualche minuto.
Le nostre patatine sono quasi cotte. Adesso un consiglio che do a tutti: quando girate la frittata, soprattutto perché girate la frittata, prendete una bowl piccolina e andate a togliere l'olio che avete usato per friggere le patatine, perché quando andiamo a girare la frittata potrebbe scivolarvi sulla mano e non deve essere molto piacevole. Quindi con l'aiuto di un cucchiaio tolgo l'olio, tanto la padella è abbastanza oleata e anche le patate lo sono. Come vedete, sto togliendo l'olio in eccesso, praticamente ne è rimasto proprio una minima parte. Questo per girare la frittata, se no vi bruciate, ragazzi. Questa, le frittate, bene o male, è meglio che le fa qualcuno, la vostra mamma. Abbiamo tolto l'olio, aggiustiamo bene le nostre patatine in un modo uniforme sulla padella. Prendiamo subito il nostro uovo e lo mettiamo velocemente a cerchio. Lo giriamo dolcemente, facciamo questo movimento con la padella per fare spargere l'uovo uniformemente da tutte le parti. Un consiglio che vi do per velocizzare la cottura dell'uovo e per girarla meglio: mettiamo qualche secondo un coperchio, perché il calore e il vapore che si formerà faranno cuocere prima la frittata da questo lato e l'aiuteranno anche ad alzarsi un attimino, a sollevarsi, a gonfiarsi, diciamo, tanto per farvi capire. Giusto qualche minuto. Abbassiamo un pochino il fuoco perché prima avevamo una fiamma abbastanza viva e diamo il tempo alla nostra frittata di cuocere. Da questo momento serviranno circa 4 minuti. Possiamo controllare la frittata dai bordi e fare anche questo movimento. La facciamo scivolare. Facciamo scivolare l'uovo in eccesso da queste parti qua di sotto. Acceleriamo un attimino il nostro tempo. Toccando sempre con la forchetta così dal bordo e ci rendiamo conto che non ha attaccato da nessuna parte. Come vedete scivola dolcemente e con questo movimento controllo la mia frittata che non ha attaccato. Una volta che abbiamo una minima parte di uovo, abbassiamo il fuoco al minimo. Prendiamo un piatto della circonferenza della nostra padella e con un movimento veloce, tac, rimettiamo la nostra
padella e facciamo scivolare la nostra frittata. Deve essere un movimento veloce e sicuro. Diamo un leggero movimento alla nostra padella. Bene, la frittata sicuramente non attacca più. Adesso che l'abbiamo girata basterà un minuto. Un minuto e la nostra frittata è pronta. Metto ancora un pizzico di sale su questa parte perché abbiamo fritto le patatine e non l'avevo messo, mentre nell'uovo c'era. Però siccome la quantità di patate è abbastanza considerevole, mettiamo un goccino di sale anche dall'altro lato. Bene, la nostra frittata è pronta. Adesso prenderò un piatto e quando la metterò nel piatto la girerò di nuovo al contrario e la possiamo servire. È veramente squisita e i bambini sicuramente la mangeranno molto molto volentieri. Abbiamo girato la nostra frittata. Questa è la nostra frittata di patate, come potete vedere, ed è veramente molto molto buona. Non ci resta che tagliarla a fettine e portarla in tavola per essere mangiata. Questo è tutto, grazie mille ancora una volta e buonasera.